Buon salve people, bentornati sul mio canale, io sono sempre il vostro Roomwalker di fiducia. Eccoci oggi all'immancabile appuntamento delle uscite di Game Pass per quanto riguarda la fine del mese di marzo e anche l'inizio del mese di aprile, cioè qualche giorno extra che sfora. Prima di passare al cuore del video per andare a vedere tutti i titoli che sono usciti, le piattaforme, localizzazioni eccetera eccetera, iscrizione al canale e campanellina per non perdervi nessuno dei miei contenuti che trattano l'ecosistema di Xbox e un bel like per supportare il capitano e la sua community. Detto questo, non so perché ho battuto le mani, detto questo, non indugiamo oltre, let's go! Cominciamo con il primo titolo in arrivo il giorno 20 marzo, ovvero The Quarry, dove al calar del sole sull'ultima giornata di un campo estivo, 9 tutor si ritroveranno in un'imprevedibile nottata di terrore. Un titolo horror di Supermassive Games che ci metterà di fronte a scelte, le quali ci imporranno al fine ultimo di sopravvivere, di decidere della vita o della morte dei protagonisti di questa vicenda. Non è proprio il mio genere, ma so che in community c'è una nutritissima schiera di fan di questi prodotti targati Supermassive alla Until Dawn, a base di jumpscare, momenti di tensione e una buona dose di splatter. Ben più nelle mie corde invece è Evil West, sparatutto in terza persona particolarmente cafone che arriverà il giorno 21 marzo. Una minaccia oscura incombe sul Far West e noi nei panni di un cacciatore di nome Jesse Rentier dovremo eliminare orde di vampiri e mostri assetati di sangue con armi da fuoco e anche grazie a un particolare guanto che ci consentirà di utilizzare il potere dell'elettricità. È giocabile sia in solitaria che in modalità cooperativa, i combattimenti sono davvero croccanti e hanno quel fascino del vecchio West che mi ha sempre catturato particolarmente. Questo finisce direttamente in download e si prova immediata subito questo giovedì. 26 marzo invece per Terra Invicta, uno strategico sci-fi che è ancora in early access su Steam dalla metà del 2022 e che sbarca solo su PC Game Pass in game preview. Un'invasione aliena ha spaccato l'umanità in 7 fazioni ideologiche, ognuna con una visione unica per il futuro. Dovremo condurre la nostra fazione per prendere il controllo delle nazioni della Terra, espanderci all'interno del sistema solare e combattere le flotte avversarie. Il titolo è anche interessante in sé per sé, gli amanti dei grand strategy games sicuramente apprezzeranno. Il fatto che però sia solo su PC e che purtroppo sia solo in lingua inglese e sia dotato di parecchi menu potrebbe essere un deterrente per l'utenza. Giorno 28 marzo invece per un titolo che nessuno stava aspettando invece, ovvero Diablo 4, cioè il primo titolo Activision Blizzard ad arrivare nel catalogo di Game Pass dopo l'acquisizione. Serie che amo alla follia, nemmeno ve lo dovrei dire, l'ingresso nell'abbonamento di casa Microsoft farà senz'altro la felicità di tantissimi che magari sono sempre stati incuriositi dal genere degli action RPG dungeon crawler e non hanno mai provato nessun titolo del genere. Buttatevici a capofitto e scoprirete anche voi la gioia di uccidere demoni e non morti per le terre di Sanctuarium, nell'eterna lotta fra le forze del male, capitanate da Mamma Lilith, e le forze angeliche, capitanate da quel cotechino pennuto di Inarius. Ovviamente, se volete un recap della storia fin qui, c'è l'intera serie della lore sul mio canale, che si ferma proprio prima di Diablo 4. Giocatelo, giocatelo e preparatevi a ore e ore di grinding e di chiusone. Stesso giorno anche per Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged, secondo capitolo dei racing games targati Hot Wheels. Avremo a disposizione oltre 130 veicoli, ancor più vari e dotati di nuove abilità, tra le classiche automobiline Hot Wheels, passando per i Monster Truck, gli ATV, moto e tanto altro ancora. Ci sarà ovviamente la possibilità di personalizzare le piste e ci sarà anche una vasta scelta di modalità di gioco, tra le quali l'immancabile multiplayer, anche in modalità locale a schermo condiviso. Ultimo titolo del giorno 28 marzo è Open Roads, che arriva su Game Pass al suo day one. Open Roads è più simile a un film interattivo che a un'avventura tradizionale. Infatti dovremo scoprire segreti di famiglia sepolti da tempo, indizi di una fortuna nascosta e vivere il rapporto fra Tess Devine e sua madre, da sempre particolarmente complicato, in un viaggio nel passato che promette già feels e traumi a tutto andare. Direzione artistica veramente conturbante, anche su questo sono pronto a chiudermici.
Passiamo ai primi due giorni di aprile, dove arrivano tre titoli. Il primo aprile, e questo non è uno scherzo legato alla data, arriva Ark Survival Ascended, che è la versione nuova di Ark Survival Evolved, che era già presente sul Game Pass tempo fa, ma rifatta in Unreal Engine 5, ed è disponibile solo su Xbox Series X ed S, oltre che su PC e cloud. Si tratta a tutti gli effetti di un action adventure smaccatamente survival, dove potremo formare una tribù, domare e allevare centinaia di dinosauri unici, esplorare il mondo di gioco e creare attrezzi nonché armi di varia natura. È ancora in early access e era funestato da diversi problemi tecnici al lancio, ma sicuramente ora che è su Game Pass una prova la faccio decisamente più che volentieri. Concludiamo con il giorno 2 aprile, dove oltre a Formula 1-23, che arriva in cloud gaming, quindi piccolissima parentesi giusto per darvi l'informazione, ritorna su Game Pass anche Super Hot Mind Control Delete, il terzo gioco del franchise di Super Hot. È uno shooter in prima persona con meccaniche di distorsione temporale, farcito di slow motion a tutta birra, che rende cafonissima davvero tutta l'esperienza. L'ho sempre trovato particolarmente figo sin dalla sua genesi, anche per la sua immediatezza e semplicità. Quindi se vi piacciono gli FPS e non avete mai provato nulla di simile, buttatevici perché potreste scoprire una piccola perla sepolta all'interno del catalogo. Passiamo al secondo blocco, dove abbiamo i titoli che lasciano l'abbonamento il giorno 31 marzo, e a questo giro abbiamo Hot Wheels Unleashed, Infinite Guitars e MLB The Show 23. Di questi tre, francamente, non vi consiglio nulla, a parte forse Infinite Guitars se vi piacciono i rhythm game, ma in qualsiasi caso, anche solo con Hot Wheels Unleashed, la nuova versione, e MLB The Show, già incluso nella scorsa infornata di Game Pass, dovreste essere più che a posto in termini di giochi. Benissimo, people, queste sono le uscite di Game Pass per la fine del mese di marzo e l'inizio del mese di aprile. Io sono soddisfatto, nel senso che oltre a Diablo 4, che sicuramente è stato uno dei titoli più attesi da parte della community di Xbox, il primo titolo di Activision Blizzard King post acquisizione, che arriva sul Game Pass ma non nel cloud, quindi occhio, perché anche su questa cosa bisognerà tenerla monitorata, con calma e per piacere, poi andremo a vedere anche gli altri titoli quando arriveranno, se avranno supporto del cloud gaming. Poi vabbè, Open Roads è un Day One Game Pass che stavo aspettando, Evil West, un titolo che ho sempre voluto giocare, che mi ha molto incuriosito, avrei voluto acquistarlo anche recentemente, ho detto ma chissà, dai, se smaltisco un po' di backlog, sì, come no, se smaltirò mai il backlog, Evil West me lo giocherò volentieri. E invece è arrivato all'interno del Game Pass, ma anche The Quarry, per esempio, un'esperienza targata Supermassive che fa quel tipo di esperienze un po' horror, quelle avventure dal taglio cinematografico molto horror, che non apprezzo particolarmente, ma senz'altro fra di voi qualcuno ci sarà di intenditori di questa tipologia. Comunque sia, voi ditemi qui sotto in un commento che cosa giocherete, se giocherete Diablo 4, se giocherete qualche altro titolo, se non giocherete niente, se questa infornata vi fa schifo, buh, che schifo i giochi. In qualsiasi caso vi leggo come sempre qui sotto nel box a vostra completa disposizione. Ricordatevi come sempre di dare uno sguardo a tutti i miei social e anche sul sito runewalker.it, dove vi tengo aggiornato su tutte le informazioni. E detto questo, non mi resta altro che augurarvi buon divertimento, gamers, e alla prossima!